siamo nella città di Christchurch. Per venire fin qua ci sono volute oltre 30 ore di aereo più gli scali. Questa è davvero l'ultima tappa, l'ultima fermata prima dell'Antartide. Ecco, noi facciamo parte di un gruppo che comprende dei ricercatori, dei tecnici che si stanno recando al polo sud, per fare della ricerca in uno dei luoghi più difficili della Terra. L'Antartide è un vero continente, addirittura più grande dell'Australia. Una terra però ricoperta perennemente di ghiaccio, dalla quale spuntano altipiani e picchi montagnosi che superano i 4.500 metri sui monti detti della Regina Alessandra. Ha il record delle temperature più basse. Come nell'Artico, durante l'inverno il sole scompare completamente. C'è buio perenne, con venti gelidi, fortissimi, che spazzano la superficie. D'estate, invece, il sole non tramonta mai. La media estiva è di meno 21 gradi. Anche d'estate la temperatura riesce a sfiorare lo zero solo nelle zone più costiere. Solo 40 anni fa fu possibile fare una mappa completa dell'Antartide grazie all'osservazione da satellite. Nessuno, infatti, si era mai azzardato a entrare in questo continente, considerato il più freddo, ostile, ventoso e selvaggio del pianeta. Proprio a causa di questo alternarsi di temperature, l'Antartide cambia continuamente forma, poiché a seconda delle stagioni la dimensione ghiacciata del mare si allarga e si restringe di quasi 5 volte. Il ghiaccio che si forma sul mare è così resistente che ci si può costruire sopra una base temporanea o si può usare come pista d'atterraggio. L'Italia è presente in Antartide con una sua base scientifica costruita dall'ENEA e oggi gestita da un consorzio formato dagli enti di ricerca ENEA, CNR, INGV e OGS. La base, fino a poco tempo fa, era chiamata Terra Nova perché si trova nella baia di Terra Nova, ma recentemente è stata ribattezzata base Mario Zucchelli dal nome del suo responsabile per 15 anni, recentemente scomparso. Ecco, siamo arrivati in Antartide e ci troviamo su uno spessore di ghiaccio di appena 2 o 3 metri, non di più, e fa una certa impressione pensare che proprio sotto di noi c'è un mare profondo qui nella baia, di parecchie decine di metri. La base invece si trova più in là, a 3 chilometri di distanza. È curioso, ma questo forse è uno dei pochi luoghi della Terra che non richiede un passaporto. La base italiana si trova sulle coste di una grande baia, Baia Terra Nova. Ricorda un po' una base lunare, ma in effetti qui è come vivere su di un altro pianeta. La base ha una forma a T e può ospitare fino a 100 persone. La sua pelle, per così dire, è fatta in acciaio e sotto c'è uno spessore di una decina di centimetri di poliuretano espanso per isolarla dal freddo. In effetti qui le temperature d'estate si aggirano intorno ai meno 5, meno 15, a seconda dei venti, ed inverno scendono ancora di più. La base poggia su decine e decine di piedi in acciaio. E questo consente ai venti, che qui sono molto forti, di passare sotto alla base in modo che non si formino degli accumuli di neve o di ghiaccio contro le pareti, le porte, le finestre, eccetera. Tra l'altro, come vedete, sono dei piedi regolabili e questo consente di compensare eventuali cedimenti del terreno. Chiunque entra in questa base deve prima spogliarsi in questo vestibolo, un po' per non sporcare ovviamente, ma anche perché dentro la base fa molto caldo. Ci sono uffici e laboratori. La ricerca infatti non viene fatta solo fuori con elicotteri e motoslitte, ma anche nei laboratori dove si analizzano dati e campioni. Ci sono anche degli acquari per lo studio della fauna marina con i famosi pesci antartici, con un sangue senza emoglobina per non gelare. Adesso siamo nella zona notte. Si dorme in camerate da 4 con letti a castello.
In estate al Polo Sud il sole non tramonta mai e per dormire si chiudono le tendine. E questo dà una certa privacy. I servizi e le docce sono comuni, come in una palestra, gli uomini da una parte e le donne dall'altra. Per lavare gli indumenti c'è anche una lavanderia con asciugatrici. L'acqua della base è dell'acqua marina, è stata aspirata direttamente dal mare e trasformata in acqua dolce da un complesso impianto di dissalazione a osmosi inversa. Ne produce fino a 30 tonnellate ogni giorno e quest'acqua viene utilizzata per lavarsi, per cucinare, per le lavatrici, eccetera. Tutte le acque di scarto, anche quelle dei gabinetti, vengono depurate da vari sistemi in serie e alla fine da una parte esce dell'acqua pura che viene reimmessa in mare e dall'altra dei fanghi che vengono rinchiusi in fusti e rispediti in Italia. Qui infatti non si lasciano scorie di alcun tipo. C'è una regola non scritta quando si fanno spedizioni difficili in luoghi remoti. Buon cibo genera buon lavoro e qui i pasti sono eccellenti. In effetti l'aspetto psicologico è fondamentale in un luogo così lontano in cui vivono decine di persone gomito a gomito per mesi. Ci sono anche ambienti di svago dove si può chiacchierare, vedere un film o prendere un caffè o un gelato. Parlare con l'Italia non è difficile, basta entrare in una di quelle cabine, solo che costa piuttosto caro. Questa è l'infermeria. È attrezzatissima. Il medico è preparato a qualunque intervento per stabilizzare un paziente e poi evacuarlo se necessario. Si possono fare alcuni interventi chirurgici leggeri o radiografie o collegarsi in video via satellite con ospedali in Italia o in tutto il mondo per un consulto. I ricercatori e i tecnici che vengono qui devono seguire uno speciale corso di sopravvivenza. Infatti i rischi possono essere molteplici. E prima della partenza dall'Italia, quindi tutti devono obbligatoriamente sottoporsi a un addestramento. E anche noi abbiamo dovuto farlo. Un addestramento che prevede, tra l'altro, prove di salvataggio in acqua e prove di spegnimento di incendi. Perché? Ma perché l'aria è particolarmente secca in Antartide. E il vento, la presenza di molto combustibile, fanno sì che il fuoco sia una possibile emergenza che bisogna saper affrontare adeguatamente. Come vedete siamo un po' distanti da casa. Roma si trova quasi 16.000 chilometri da qui, Berlino 17.000, Londra 16.900, eccetera. Oggi l'Antartide è un deserto gelido, ma in preistoria non era così. In passato, infatti, era un continente pieno di vita e lo si capisce dai fossili che emergono dai sedimenti antartici, come ad esempio questo che è stato trovato dai ricercatori italiani. Si tratta del fossile di una pianta, si intuisce la forma del legno, in pratica immaginate è un po' come se un tizzone ardente tutto spaccato venisse premuto contro dell'argilla, ecco cosa lascerebbe. Qui si vedono anche dei pezzetti di legno. Allora il clima era completamente diverso da oggi, c'erano fiumi e laghi un po' ovunque, foreste e soprattutto animali, tra i quali ci sono stati anche i dinosauri. Poi i ghiacci hanno spazzato via tutto e noi ora camminiamo su un oceano di ghiaccio che ha ricoperto l'Antartide preistorica, ma sotto di noi ci sono ancora le valli, le pianure, le montagne di un tempo. Il fatto è che l'Antartide in un lontano passato, milioni di anni fa, si trovava da tutt'altra parte. Faceva parte di un supercontinente assieme all'Australia e al Sud America e il suo clima era tropicale. Lentamente, con la deriva dei continenti, si staccò e migrò verso l'estremo sud del pianeta, congelandosi completamente. Ma anche così l'estrema adattabilità della vita è riuscita a vincere l'ostilità anche di questo clima, perlomeno sulla costa, dove vivono oggi molte foche e sterminate colonie di pinguini. Le attività degli scienziati italiani riguardano molti settori di ricerca, analisi dei ghiacci, dei fondali marini, ricerche geologiche e anche biologiche. L'Antartide non è un continente morto, ma è vivo, in trasformazione. A 40 km dalla base italiana, ad esempio, c'è un vulcano attivo, è il monte Melbourne, alto 2700 metri. È, come si dice, in uno stato quiescente. L'ultima eruzione, cioè, è avvenuta all'inizio del secolo, ma in futuro erutterà nuovamente.
Ecco, noi ora siamo scesi dall'elicottero e ci siamo dovuti vestire in volo in questo modo, sembriamo un po' degli astronauti, ma lo si fa perché bisogna evitare di contaminare questo vulcano. Il monte Melbourne ha più di 2 milioni di anni, eppure, avete visto, in un certo senso lo si sta scoprendo solo ora dal punto di vista scientifico. E si è visto che questo vulcano non interessa solo dei vulcanologi, ma anche i biologi. Perché quassù, in cima, vive una comunità di esseri viventi davvero speciale. In cima al vulcano ci sono molte fumarole dove fa più caldo e questo consente alla vita di esistere. Il freddo ha gelato il vapore acqueo che emerge dal terreno formando questi strani camini. E se ci si affaccia sul loro bordo, ecco cosa si vede. C'è una piccola comunità di licheni, di funghi e alghe. Formano foreste in miniatura. Si è creato insomma un piccolo santuario naturalistico in uno dei luoghi più difficili per la vita. Siamo ad Edmondson Point, a una sessantina di chilometri dalla base italiana. In questa zona vivono quasi 3.000 pinguini Adelia. I pinguini Adelia sono questi piccoli pinguini, sono forse tra i più comuni in Antartide. E noi ci stiamo avvicinando proprio a una delle tante colonie dislocate lungo la costa. In questo periodo, e siamo agli inizi dell'estate australe, la colonia è costituita quasi esclusivamente da maschi che covano le uova. Le femmine, infatti, dopo aver deposto l'uovo, hanno abbandonato il nido e il compagno per andare in mare, dove sono rimaste per un paio di settimane per nutrirsi di krill, cioè di piccoli gamberetti. E in questo periodo dovrebbero ritornare a dare il cambio ai loro compagni. Si calcola che in Antartide vivano circa 11 milioni di pinguini di Adelia. Due ricercatrici e un ricercatore italiani stanno conducendo un progetto di studio sui pinguini di Adelia che dura ormai da 10 anni. Per prendere dati e osservare comportamenti, lavorano qui, completamente isolati per mesi. A questi pinguini sono stati applicati dei microchip. Così è possibile riconoscere ciascun individuo e scoprire la sua attività nel tempo. Passando su questa specie di ponte come un casello autostradale, ognuno viene individuato automaticamente e pesato. I suoi spostamenti sono seguiti via satellite, mentre rivelatori di salinità e di temperatura permettono di capire fino a dove gli uccelli si spingono per cercare cibo. Il periodo più interessante per i ricercatori è quello riproduttivo, quando i genitori nutrono i pulcini rigurgitando ciò che hanno inghiottito. I pinguini di Adelia sono monogami, formano cioè coppie stabili per tutta la vita. Ciò nonostante, le nascite illegittime non sono infrequenti. Circa il 10%, come hanno dimostrato alcuni prelievi di sangue su nuclei familiari. Non distante dalla base di Baia Terranova c'è un'altra pinguinaia con dei pinguini davvero spettacolari. Sono i pinguini imperatori, i più grandi del pianeta. È una colonia sterminata con migliaia di esemplari. Questi pinguini sono alti 1 metro e possono pesare anche 30 kg e quando pescano in mare aperto riescono ad immergersi fino a 450 metri di profondità con lunghissime apnee. I loro pulcini, si fa per dire, sono molto grandi e ricordano dei peluche. Questa lanugine impedisce loro di entrare in acqua e dovranno aspettare la muta per poter affrontare l'oceano. Sono nati nel buio del gelido inverno australe e per mesi sono stati i padri a covarli e a proteggerli, rimanendo per 3 mesi a digiuno. Ora che è tornato il sole sono tornate anche le madri, che li nutrono dopo settimane di pesca in mare. La cosa più curiosa è che questi pinguini non conoscono l'uomo, quindi non si allontanano, anzi si avvicinano a voi, incuriositi. È una sensazione straordinaria. Si calcola che in Antartide ci siano più di 70 milioni di pinguini appartenenti a varie specie, un esercito di pennuti perfettamente adattati al freddo estremo. Il segreto del loro successo è un ottimo isolamento ottenuto grazie alle penne impermeabili, sotto le quali si trova un piumino che trattiene l'aria e quindi uno spesso strato di grasso sottocutaneo. Come noto, i pinguini non volano, ma le loro ali, modificate fino ad assomigliare a vere e proprie pinne, li rendono ottimi nuotatori.
Possono nuotare a 10-15 km l'ora per distanze lunghissime e immergersi a decine di metri per centinaia di volte in un giorno. Si nutrono di pesci e di krill. I soli pinguini di Adelia delle isole Orcadi australi consumano in un giorno 9.000 tonnellate di krill, equivalente al bottino di una flotta di pescherecci. Ora il buco è stato aperto ed è possibile immergersi per andare a scoprire questo mondo sommerso sotto i ghiacci. Sul soffitto ghiacciato, per esempio, c'è una vera e propria prateria alla rovescia. Sono distese di minuscole alghe, le diatomee, che sfruttano la luce che filtra attraverso il ghiaccio. L'acqua è a 2 gradi sotto lo zero e non ghiaccia perché è salata. Un uomo sopravviverebbe non più di 45 secondi, quindi si usano mute speciali, completamente stagne e termiche. Il fondale è un'esplosione di colori. Tutto quello che vedete non sono piante, ma animali. Ci sono spugne giganti, stelle marine, bivalvi, eccetera. E poi ci sono i pesci antartici. Per non congelare hanno un antigelo naturale nel sangue e a volte un sangue senza emoglobina. Si studiano queste faune per scoprire eventuali alterazioni o inquinamenti causati dall'uomo, ma anche principi utili alla medicina. Nelle spugne, ad esempio, sono state scoperte sostanze per la lotta ai tumori. L'esplorazione dell'Antartide è appena cominciata e si è capito che sotto i suoi ghiacci si nascondono anche molte ricchezze minerarie, petrolio in particolare. Ma chi avrebbe diritto di sfruttare queste risorse? L'Antartide, giuridicamente, non appartiene a nessuno. Esiste un trattato internazionale cui aderiscono già 44 paesi che prevede che nessuno possa pretendere qui rivendicazioni territoriali, provocare esplosioni atomiche o scaricare scorie nucleari. Tantomeno estrarre petrolio. L'Antartide è come la Luna, è di nessuno e di tutti. L'unica risorsa che si è autorizzati a esportare è la conoscenza. Gli scienziati, infatti, possono qui fare liberamente ricerca, installando delle basi e rispettando certe regole. Non ultima, quella di portarsi a casa i rifiuti. Sapete quante basi ci sono in Antartide? Sono quasi 90, di 34 nazioni diverse. Alcune sono permanenti, come quelle russe e americane, altre invece sono aperte solo d'estate. Qualcuno ha definito la base italiana di Baia Terranova un piccolo gioiello. In effetti è tra le più moderne ed efficienti tra tutte le basi presenti oggi in Antartide. L'Antartide dall'alto è davvero impressionante. Pensate, il 63% dell'acqua dolce di tutto il pianeta Terra è qui, sotto forma di ghiaccio. Insomma, stiamo sorvolando la più grande concentrazione di acqua dolce del mondo e si arriva a un paradosso. In Antartide, infatti, nevica pochissimo. Ci sono meno precipitazioni che nel Sahara. Insomma, anche se può sembrare assurdo, malgrado tutto questo ghiaccio, l'Antartide è il più grande deserto del pianeta. C'è un dato curioso. L'Antartide è grande una volta e mezzo l'Europa, eppure i suoi abitanti, cioè i ricercatori, le persone che vengono qui ogni anno, sono pochissime. Riempirebbero a malapena un quarto di stadio. Eccoci a Domsi. Siamo davvero in capo al mondo e fa un freddo pazzesco. Siamo a 70 gradi sotto zero. Ecco la base, è stata realizzata dagli italiani assieme ai francesi e si incontrano ricercatori di tutte le nazionalità. Gli ambienti sono confortevoli, ma sono più spartani di Baia Terranova. Si dorme accanto a delle stufe e molti ambienti sono ricavati con dei tendoni perfettamente isolanti. E sotto i nostri piedi c'è uno dei più completi e incredibili archivi climatici della Terra. Sotto di noi, infatti, ci sono 3 chilometri di ghiaccio che si sono accumulati nel giro di centinaia di migliaia di anni.
Ecco cosa si estrae. Sono dei cilindri di ghiaccio, chiamati carote. Sono conservati in questa stanza a meno 20 gradi. Più si scende verso il basso, nel ghiaccio, più gli strati sono antichi. È un po' come un libro di storia, le pagine di un libro di storia, e queste pagine contengono delle microscopiche bolle di aria preistorica che vengono studiate. E poi ci sono anche degli straterelli di polveri e ceneri vulcaniche portate qui dai venti. Pensate, si può risalire fino a 500.000 di anni fa. Tra le varie cose che si stanno scoprendo ci sono dati curiosi e sorprendenti. Si sono trovate le ceneri di esplosioni vulcaniche famose come Krakatoa, Tambora o più recentemente il Pinatubo nelle Filippine. E c'è l'inquinamento. Si vede benissimo quando la rivoluzione industriale nell'Ottocento ha cominciato a buttare nell'aria sostanze inquinanti. E anche quando pochi anni fa si è introdotta la benzina verde. I livelli di piombo, infatti, negli strati stanno leggermente calando. E si possono avere anche informazioni sul riscaldamento terrestre, che ci preoccupa tanto. Si è visto che 120.000 anni fa, in appena un secolo, ci fu un forte riscaldamento terrestre, addirittura di 5 gradi, e in corrispondenza c'è stato un aumento dell'anidride carbonica dell'atmosfera, proprio quello che si teme stia avvenendo oggi. Insomma, studiando il passato, si può capire cosa possa accadere in futuro. Uno dei problemi collegati al riscaldamento terrestre, come è noto, è il possibile scioglimento dei ghiacci con l'innalzamento del livello dei mari. Se si sciogliessero i ghiacci della Groenlandia, i mari si innalzerebbero mediamente di circa 6-7 metri. Ma se fossero i ghiacci dell'Antartide a sciogliersi, l'innalzamento sarebbe di circa 65 metri. Sarebbero sommerse tutte le città costiere e le terre basse del mondo. Un fenomeno così catastrofico è però improbabile. Secondo alcune simulazioni, per mettere in pericolo il nostro pianeta potrebbero bastare piccole variazioni di temperatura che porterebbero a mutamenti nelle correnti marine, come quella del Golfo. In questo caso, paradossalmente, l'emisfero nord della Terra andrebbe incontro non ad un riscaldamento, ma ad una nuova glaciazione. È un mondo ostile, ma è tutto da scoprire. Pensate, si conoscono meglio alcune aree della Luna rispetto all'Antartide. E possono esserci dei fenomeni che vi colpiscono personalmente perché non li avete mai visti. Per esempio, degli arcobaleni circolari. Sono dei cerchi perfetti in cielo e sono prodotti dai cristalli di ghiaccio portati dal vento in sospensione nell'aria. E anche la visibilità è diversa. L'aria è talmente pura e cristallina che si vede lontanissimo. Riuscite per esempio a vedere isole o montagne distanti magari 150 o 200 chilometri. Insomma, è come se da Roma vedesse praticamente Napoli. E questo è un pericolo perché si sbaglia a valutare le distanze. Ma c'è un'altra cosa sorprendente. All'interno del continente antartico esistono anche delle zone prive di neve o ghiaccio, totalmente. Sono zone che ricordano la superficie di un pianeta extraterrestre. Ci troviamo in uno dei posti più spettacolari di tutto l'Antartide. È chiamato il Grand Canyon del Polo Sud. In effetti queste valli chiamate Dry Valleys, cioè valli secche, sono delle valli che non hanno i ghiacciai. Vedete, sono rimaste così, libere dai ghiacciai da centinaia di migliaia di anni, forse addirittura 2.000.000 di anni. Quindi quello che vedete è un paesaggio che è rimasto, per così dire, cristallizzato nel tempo. E quando camminate sentite le rocce che si sbriciolano sotto i piedi perché non sono mai state calpestate da un uomo, da un animale. Ne sono state appiattite dalla pioggia, dai ghiacci. È un paesaggio vergine. Ed è quello che più si avvicina a Marte. Non è un caso che proprio qui siano venuti a provare dei veicoli robot andati poi sul pianeta rosso. Poco distante dai moderni edifici della base americana di McMurdo esiste ancora una piccola costruzione rimasta intatta da oltre un secolo. È una capanna che risale al 1902, forse è addirittura la prima costruzione che è stata realizzata in Antartide. Questa capanna l'ha fatta Scott quando cominciò la sua campagna di esplorazione dell'Antartide. Qui il tempo sembra essersi fermato perché
tutto è rimasto esattamente nella stessa posizione di 80 anni fa, quando hanno chiuso questa capanna per partire per la loro spedizione, una spedizione dalla quale Scott non sarebbe più tornato vivo. Si vedono scatole di viveri, c'è del cacao, dello zucchero, dei biscotti, tutti alimenti molto energetici. Ci sono anche biscotti per i cani, slitte ed effetti personali degli esploratori. Questo era il soggiorno, per così dire, con un angolo cottura. Questo forno serviva per cuocere i cibi, ma anche per riscaldarsi. E inevitabilmente c'era del fumo ovunque, c'era della fuligine, probabilmente non ci si lavava molto. E si doveva anche soffrire il freddo. Guardate che vestiti si usavano allora. Certo, erano molto diversi dai nostri. È con queste attrezzature precarie che all'inizio del Novecento degli uomini coraggiosi partirono alla conquista del Polo Sud. Il capitano Robert Falcon Scott, uno scozzese di ferro, compì due spedizioni in Antartide. La seconda fu un vero disastro e Scott ci lasciò la vita. Eppure, nel suo capanno lungo la costa, Scott aveva pianificato quella seconda missione fin nei minimi particolari. Quali mezzi di trasporto impiegare, quali viveri portare e in che quantità per ogni uomo, quanti chilometri percorrere al giorno. Il primo novembre 1911 Scott e una squadra composta da 16 uomini, 10 pony siberiani e 22 cani partirono alla conquista del polo. L'impresa era tra le più difficili. Si trattava di attraversare la piattaforma di Ross, poi scalare per 200 km il ghiacciaio Beardmore e infine, a oltre 3.000 metri d'altezza, proseguire per altri 600 km fino al polo. In totale, circa 1.450 km attraverso uno dei luoghi più inospitali del pianeta. Ma nonostante l'attenta pianificazione, le cose non andarono come previsto. I pony affondavano nella neve e gli uomini furono costretti a trainare essi stessi le slitte, appesantite oltretutto dai campioni di roccia raccolti. Dopo due settimane di marcia raggiunsero una postazione situata a 280 km dal polo. Da lì avrebbero proseguito solo in cinque l'esploratore scozzese e i migliori tra i suoi uomini. Ma un'altra cosa Scott non aveva previsto, che nella sua corsa al polo avrebbe avuto un rivale, l'esploratore norvegese Roald Amundsen. Amundsen era arrivato in Antartide a bordo della Fram nel gennaio del 1911 e, contrariamente a Scott, non aveva alcun interesse scientifico nella missione. Il suo unico scopo era di arrivare per primo al polo. La tecnica adottata dal norvegese era dunque molto diversa, ispirata agli Inuit. Portò soltanto 4 uomini con sé e usò slitte leggere trainate dai cani, che in parte uccise per darli in pasto agli altri. In questo modo attraversò velocemente la piattaforma di Ross e, oltrepassate le montagne transantartiche, arrivò al Polo Sud il 14 dicembre 1911. Quando Scott e i suoi uomini giunsero alla meta 33 giorni dopo, la bandiera norvegese e la tenda lasciate da Amundsen testimoniavano della loro sconfitta. Esausti e demoralizzati, i britannici intrapresero la via del ritorno, ma non raggiunsero mai la salvezza del rifugio dove li attendeva il resto della squadra. Le avverse condizioni del tempo, con temperature di 10 gradi al di sotto della media, e la mancanza totale di vento che impedì loro di far uso delle vele, spezzarono la resistenza di questi uomini. Caddero uno dopo l'altro. Edgar Evans morì il 18 febbraio con le mani congelate, dopo aver dato tutte le sue energie continuando a trainare la slitta come tutti gli altri fino al collasso. Lawrence Oates, con un piede congelato, ben sapendo di rallentare la marcia dei compagni, una sera lasciò la tenda dicendo: «Esco e forse starò via per qualche tempo. Non lo rividerò più». Henry Bowers e Edward Wilson morirono per assideramento insieme al loro comandante, a soli 17 chilometri dal rifugio che avrebbe significato per loro la salvezza. Accanto a Robert Falcon Scott venne rinvenuto il suo diario, zeppo di informazioni e di dati raccolti durante il viaggio, che si riveleranno di grande rilevanza scientifica. L'ultima nota è del 29 marzo 1912 ed è un messaggio al pubblico. «Se fossimo vissuti», scrive Scott, «avrei avuto cose da raccontare sull'ardimento, l'abnegazione e il coraggio dei miei compagni,
che avrebbero commosso il cuore di ogni inglese. Queste rozze note e i nostri corpi senza vita dovranno narrare la nostra storia. È dall'Antartide che si staccano le montagne di ghiaccio più spettacolari. Secondo alcuni calcoli, nelle acque meridionali del nostro pianeta vi sarebbero almeno 300.000 iceberg, che divengono milioni se si calcolano anche i più piccoli. Il loro volume totale sarebbe di circa 18.000 chilometri cubi e si tratta di acqua dolce. Molti sognano di trovare un modo di sfruttare queste riserve per dissetare le zone aride del nostro pianeta. Per altri, invece, le montagne di ghiaccio sono un'occasione di sport e di avventura. Scalarli, però, è un'impresa pericolosissima, perché il ghiaccio degli iceberg è molto instabile. È pericoloso anche solo avvicinarsi con un'imbarcazione, per via dei gorghi che si formano nell'acqua che li circonda. Senza contare che si potrebbero addirittura rovesciare da un momento all'altro, a causa della variazione di forma causata dal loro stesso scioglimento. L'Antartide è poco più grande dell'Europa, con una superficie di circa 14 milioni di chilometri quadrati. Al contrario dell'Artide, è un vero e proprio continente, dove le temperature raramente salgono sopra lo zero e comunque soltanto lungo la fascia costiera. Le medie oscillano tra i meno 25 e i meno 50 gradi. Nel settore climatico più freddo, nel 1983, il termometro si è fermato a 89 gradi sotto zero, la temperatura più bassa registrata sulla Terra. A causa delle temperature così basse, le nevicate sono estremamente rare e più in generale le precipitazioni sono scarse. Da un punto di vista climatico, quindi, l'Antartide è un deserto, anche se rappresenta la maggiore riserva d'acqua dolce del pianeta. Come al Polo Nord, anche nell'Antartide d'estate si hanno praticamente 24 ore di sole e d'inverno 24 ore di buio. Ma rispetto al nostro emisfero, le stagioni sono invertite. Dicembre e gennaio, quindi, sono i mesi più assolati.